Carissimi amici, benvenuti a questo nuovo approfondimento dedicato ai grandi personaggi della storia umanistica. Oggi si indagherà sulla vita di un grande archeologo ed egittologo, lo scopritore degli enigmatici geroglifici egizi, Jean-François Champollion. Era figlio del libraio Jacques Champollion e di Jean-François Guillot, una famiglia di umilissime origini, la quale però riuscì a dare una solida istruzione ai loro figli. All'età di soli 5 anni, Jean-François riuscì ad associare la scrittura stampata alle parole apprese grazie a una memoria fuori dal comune, imparando così a leggere da solo. Studiò il latino, il greco e l'ebraico, apprendendo anche l'arabo e l'aramaico grazie all'aiuto del fratello maggiore, Jacques Joseph, che gli procurava i vari testi. A soli 17 anni lesse la prefazione del suo Egitto sotto i faraoni dinanzi all'Accademia di Grenoble, sostenendo che il copto derivasse dall'antica lingua egiziana, con il risultato di essere eletto all'unanimità membro dell'Accademia stessa. Continuò i suoi studi fino ad avere una completa conoscenza del copto, tale da permettergli di comporre in questa lingua. Successivamente si trasferì a Parigi per frequentare dei corsi presso la Scuola Speciale delle Lingue Orientali. All'età di 20 anni era perfettamente padrone di molte altre lingue, tra cui l'avestico, il sanscrito, il ghezzi, il persiano e il cinese, oltre a qualche dialetto antico. Il 10 luglio 1809 fu nominato professore di storia a Grenoble e nel 1810 uscirono le sue prime pubblicazioni. Sosteneva l'origine comune delle scritture geroglifiche, ieratiche e demotiche, spiegando inoltre che i geroglifici presentavano non solo un carattere simbolico, ma anche fonetico. Continuò lo studio della lingua copta, della quale compose le grammatiche dei due principali dialetti e un dizionario. In questo periodo scrisse al fratello: «Mi dedico interamente al copto. Voglio sapere l'egiziano come il mio francese, poiché sono certo che su questa lingua sarà basato il mio grande lavoro sui papiri egiziani». Champollion imparò alla perfezione questa lingua, da cui era rimasto talmente affascinato al punto di affermare che talvolta si trovava a parlare copto tra sé e sé. Incontrò casualmente Napoleone Bonaparte. Suo fratello Jacques ne era un sostenitore, mentre questi passava da Grenoble nella sua ascesa verso Parigi ed ebbe l'occasione di parlare con lui dei propri studi, affascinandolo. Nel 1818 sposò Rosine Blanc, che gli darà nel 1824 l'unica figlia, Zoraide. Lo scienziato britannico Thomas Young fu tra i primi a tentare di decifrare i geroglifici utilizzando principalmente la stele di Rosetta, ma nel 1822 Champollion lo precedette, presentando all'Académie d'Inscription et Belles Lettres di Parigi la tavola di corrispondenza tra i segni delle scritture in geroglifico, demotico e greco. Tramite il sistema sperimentato su cartigli, ricopiati da artisti dai monumenti degli antichi faraoni in Egitto, riuscì a dimostrare di saper tradurre i nomi di Ramses e Tutmosi. Nel 1823, insieme all'amico Jean-Joseph Dubois, iniziò la pubblicazione del Pantheon egiziano, 15 volumi completati nel 1831. Nel 1824 presentò il suo resoconto del sistema geroglifico degli antichi egizi, aprendo le porte all'egittologia scientifica. Nel libro Champollion riportava l'insieme delle sue ricerche sui nomi degli dei e dei faraoni egiziani, esponendo l'organizzazione d'insieme della scrittura egizia in segni fonetici e ideografici. In questo periodo ottenne il patrocinio del re per dirigersi in Italia al fine di esaminare varie collezioni museali come quelle di Torino, Livorno, Firenze, Napoli e Roma, dove visitò in quest'ultimo caso anche la Biblioteca Apostolica Vaticano presso la Città del Vaticano. Dopo il suo ritorno dagli studi all'estero nel 1826, fu nominato direttore della sezione egiziana del Museo del Louvre
e si occupò della classificazione degli oggetti riportati in Francia dalla spedizione di Napoleone in Egitto. Tra il 1828 e il 1830 coronò il suo sogno partecipando a una missione scientifica franco-italiana in Egitto insieme a Ippolito Rosellini. Alla spedizione partecipò anche l'esploratore mantovano Giuseppe Acerbi, col quale restò in contatto epistolare. Al ritorno venne eletto membro dell'Accademia delle Iscrizioni e delle Belle Lettere e ottenne la cattedra di antichità egiziane al Collegio di Francia. Morì a Parigi il 4 marzo 1832, a soli 41 anni, in seguito a un ictus e fu seppellito nel cimitero di Père-Lachaise. Il 19 dicembre 1986 è stato inaugurato a Figeac il Museo Champollion, che oltre alla vita e alle opere dell'egittologo permette di ripercorrere la storia della scrittura. Per concludere i nostri video, ecco qui una piccola bibliografia dei volumi che in questo caso furono appunto scritti dal nostro Champollion, tra cui appunto il resoconto del sistema geroglifico degli antichi egizi del 1828, la grammatica egiziana del 1836, pubblicata postuma, quindi dopo la morte dell'autore, così come anche il dizionario egiziano in scrittura geroglifica del 1841. Tutti e tre potete trovarli in versione integrale scaricabili sul sito Gallica della Bibliothèque Nationale de France e direttamente su Google Books. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltata e ci vediamo presto per nuovi interessanti video targati sempre Art Lett Filo Archeo. Un saluto a tutti quanti e a presto!